Amici, bentornati sul canale Nuove Energie di Elaborazioni Autosportive. Siamo qui in officina da noi a Segrate. Abbiamo questa RCZ con 1600 HP da 200 cavalli. Ne abbiamo già fatte vedere diverse di queste macchine. È una macchina che ha avuto un discreto successo, fatta appunto dalla Peugeot, non per un vasto numero di anni, però diciamo per un numero di anni sufficiente per creare una schiera di appassionati che ancora oggi, nonostante la macchina sia fuori produzione, si dedica diciamo alla manutenzione e al fatto di mantenerle in efficienza. Questa macchina, ricordo, usciva con il 1600 HP e con il 2000. La maggior parte sono appunto le versioni 1600, con il, appunto, il THP da 200 cavalli. Purtroppo un motore che adesso non voglio entrare nei particolari, ma fa parte di quel gruppo di 4-5 motori da tenere molto 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 sott'occhio, perché erano motori che avevano estremamente delicati, con delle problematiche abbastanza note, e con una, come dire, una pericolosità di rottura importante. Quando parlo di rottura importante, non parlo della bobina che salta o della turbina come in questo caso, ma parlo proprio di una problematica all'interno dove un pistone diciamo perde completamente compressione per una determinata serie di motivi. Non entro nel merito, perché se non voglio inimicarmi come dire, gli amanti delle Peugeot, ma sicuramente anche loro sapranno che questo genere di motore, che poi è lo stesso motore che in quegli anni è stato anche utilizzato dalla Mini. Infatti, gli stessi problemi che aveva questa macchina ce li abbiamo tutte le macchine, perché un motore che è stato estremamente diffuso ed estremamente utilizzato su altri modelli Peugeot e anche sulla Mini. Quindi la Mini ha avuto, anche la Mini è una delle macchine, non tutte le Mini ovviamente, ma per determinate serie e per un paio di motori, quindi sia il motore BMW, ma soprattutto il motore BMW, le prime versioni, sia le versioni col motore THP. Diciamo che i proprietari spesso e volentieri hanno dovuto mettere le mani al portafoglio e non sono stati un granché contenti di quello che è successo al loro motore, ma non per incuria o cose particolari, proprio perché hanno motori delicati. Cioè, nella storia, diciamo, dei motori ce ne sono stati tantissimi, ma tutte le case, anche Fiat col 1300, cioè, il caso più eclatante che mi viene in mente è quello della Porsche. Quando il Porsche è passata dal raffreddamento ad aria nel 97 al raffreddamento ad acqua, e hanno introdotto la 996 col 3004, 6 cilindri boxer 3004, quella serie che è stata prodotta dal 97 al 2001, purtroppo, andando a scavare nei dati, si scopre che ha avuto una moria di oltre il 20%, cioè ben più del 20% del totale di macchine prodotte. Adesso non mi ricordo i numeri di produzione, ma erano molto elevati, non erano certo come quelli della serie precedente 993. Hanno avuto questa rottura per un problema stupido, un problema della pompa dell'olio, di un meccanismo della pompa dell'olio che si rompeva. A questo punto, non avendo più la pompa dell'olio che andava a pescare l'olio e a girarlo diciamo, nelle parti opportune del motore, il motore appunto si creava questa problematica, perché il motore andava cambiato, cioè era inutile andarla a riparare. Infatti, ai tempi, mi ricordo che alcuni clienti, ai tempi la Porsche dava un anno di garanzia. Di solito queste problematiche uscivano un pochino dopo, ma non tanto dopo, e quello che era la spesa di allora erano 12.000 euro di motore più IVA, senza contare la manodopera. Quindi, per quello che non voglio, come dire, concentrarmi solo su questo motore. Oggi abbiamo questo motore e parliamo delle problematiche di questo motore, ma ci sono N casi. Prendiamo la Jaguar, abbiamo avuto veramente tantissimi casi. Tutti quelli che hanno le E-Pace sanno esattamente quello che dico. Cioè, ci sono alcune case che hanno dei motori, ma veramente imbarazzanti. Cioè, dove chi non lo sa,
compra la macchina, si trova mal partito anche lì, parte un pistone e devi cambiare praticamente tutto il motore. La Jaguar chiaramente non risponde assolutamente della garanzia e va incontro a delle spese veramente iperboliche. Tanti clienti che lo scoprono dopo tendono a disfarsi di queste macchine prima che succeda il patatrac. Fatto questo inciso sulle problematiche, che ripeto, accomunano tutti, a memoria mia difficilmente qualcuno si salva. Poi ci sono alcune case con problematiche leggermente, come dire, più ridotte, e alcune altre case che hanno problematiche un pochino peggiori, ecco, per i clienti. Nello specifico, questa macchina, questo problema sul motore per il momento non ce l'ha. Quello che è la problematica è sulla turbina, quindi questa macchina qua purtroppo ha la turbina che è collassata, nel senso è da revisionare, quindi per il momento ci concentriamo sul fatto di smontare il turbo, revisionarlo, rimetterlo a nuovo, poi vedremo se il cliente ci chiederà di fare anche un piccolo upgrade. In questo caso, visto la delicatezza del motore, se dovessimo fare un upgrade sulla turbina, gli consiglierei di fare solo l'upgrade con la girante in aria, cioè non andrei a fare la maggiorazione del turbo, che poi comporta anche una rimappatura e un incremento di cavalli consistente, proprio come si suol dire in gergo, per non andare a svegliare il can che dorme. Ecco, questa è un po' la mia filosofia su motori così delicati. Al di là di questo, ci sono due o tre altre parti che vanno controllate. Questo motore qua ha un raffreddamento del turbo che parzialmente è raffreddato ad acqua, quindi ha un radiatorino che è sotto, che è in plastica, ed è una delle componenti che spesso si spaccano. Infatti, una delle problematiche di queste macchine, vi dico sempre: ma scusa, fate un componente di questo genere, perché farlo in plastica? Lo fate direttamente in metallo, in alluminio, va bene, è un upgrade, perché comunque il raffreddamento, oltre che con l'olio, anche con l'acqua, sicuramente è un beneficio. Quindi il discorso intercooler e quant'altro sono ne beneficiano di questo upgrade. Però se poi mi fai un componente scadente, alla fine hai ottenuto meno di quello che potrebbe fare una normalissima vettura, il cui raffreddamento della turbina avviene solo tramite il passaggio dell'olio, e magari problematiche non ce ne sono. Quindi, venendo nello specifico, quello che è il desiderio del cliente è riportarla a nuovo, però con l'accortezza, ci ha proprio chiesto di controllarla tutta, quantomeno nella parte motore, perché la vorrebbe tenere, una macchina, ripeto, molto particolare, la vorrebbe tenere. Ci ha chiesto di, già che smontiamo il turbo, di andare a controllare tutte quelle che sono le criticità di questa macchina, per vedere se ce ne sono alcune che cominciano a dare segni di usura. Glielo segnaliamo prima e andiamo a prevenire il problema prima che questo sia, diciamo, che si aggravi più di quel tanto. Io direi che anche per questa macchina, adesso è un tipo di questa macchina centrata oggi, per cui non ci abbiamo ancora messo le mani, vi ho solo fatto un excursus di quello che andremo a fare. Eventualmente ci aggiorneremo in una prossima puntata, quando avremo messo a posto la turbina, e vi potremmo anche dire che cose eventualmente abbiamo trovato. Speriamo di trovare meno cose possibili, però su macchine che hanno appunto questo genere di problemini, e sappiamo già almeno quei 3-4 punti dove andare a controllare, noi speriamo appunto che sia tutto a posto. Se non dovesse esserlo, comunque il ragionamento del cliente è corretto, cioè prima che la macchina abbia dei problemi seri, è meglio andare ad anticiparli con una spesa sicuramente molto molto inferiore. Per qualunque genere di richiesta, non solo sull'RCZ, ma su qualunque genere di lavoro che noi facciamo, mi potete contattare in sede quando volete. Vi invitiamo sempre a visitare il sito www.novemilagiri.it, soprattutto la parte interessante sull'archivio elaborazione, dove troverete più di 6.500 schede vettura. Vi chiediamo di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima!